Buongiorno a tutti, oggi volevo parlare con voi del cambio di competenza nei casi in cui si richiede la protezione internazionale. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dei numerosi casi in cui una persona arrivata in Italia chiede la protezione internazionale, per esempio a Taranto o comunque in una città che fa provincia da un'altra parte o una provincia essa stessa, in prima battuta e poi successivamente si trasferisce in un'altra città, in un altro luogo, cambiando così l'ospitalità, la dichiarazione di ospitalità. Allora, nel momento in cui si fa asilo, la prima cosa che viene chiesta è l'ospitalità. L'ospitalità, ricordiamo sempre quel documento che ci dice voi presso chi siete ospitati, cioè la persona che vi ospita e soprattutto dove vi ospita. Con quel documento e con il passaporto potete fare la domanda di protezione internazionale. Nel momento in cui viene fatta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato un foglio con una vostra foto in cui si dice che voi siete dei richiedenti asilo e che siete in attesa della commissione. Ovviamente nel primo foglio in cui dice tutte le vostre generalità viene scritto anche voi dove avete l'ospitalità, quindi nel caso in cui dovesse arrivarvi la lettera di convocazione in commissione vi arriverà in quell'indirizzo, o addirittura è possibile che la polizia faccia dei controlli per vedere se effettivamente voi siete ospitati presso quella persona. Poniamo caso ad esempio che nel momento in cui siete ospitati, ad esempio caso che mi è successo ieri, a Taranto, avete chiesto asilo presso la questura di Taranto e poi successivamente avete l'ospitalità a Milano. Cosa succede? Chi sarà la commissione competente per farvi l'audizione? Benissimo, non sarà Taranto ma sarà Milano, perché la nuova ospitalità è di Milano. Cosa bisogna fare in questi casi? Bisogna mandare una comunicazione nella questura in cui si è fatto domanda di asilo per la prima volta e chiedere che venga trasferita la pratica dalla città iniziale alla città successiva. Quindi che cosa fare? Una volta mandata la comunicazione di ospitalità e la richiesta di cambio di competenza da una questura all'altra, bisogna attendere la commissione nella seconda città in cui si ha l'ospitalità più recente. Per qualsiasi informazione, come sempre, vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al 345 4484 526 e venire presso i nostri uffici. Con estrema felicità vi svelo un segreto, ossia stiamo aprendo anche in Sardegna, quindi oltre Milano e Firenze avremo anche la Sardegna. Presto vi dirò presso dove siamo collocati il nostro sportello, io straniero presso quale avvocato verrà collocato e ci sentiamo presto, grazie, a presto.